Buonasera, il Forum regionale Veneto dei contratti di fiume e l'associazione intercomunale Brenta Sicuro vi danno il benvenuto alla nuova puntata di Pillole d'Ambiente. Pillole d'Ambiente rappresenta una sorta di esperimento, ma ormai consolidato, da ben 60 trasmissioni da maggio 2020. Trasmissioni di carattere ambientale, quindi parliamo nello specifico di ambiente, ma soprattutto di corsi d'acqua, di fiumi. Ringraziamo il gruppo musicale The Fire Places per la sigla iniziale e finale di Pillole d'Ambiente, Dirty River, ovvero Fiumi Sporchi. Un bel brano in puro stile rock folk creato appositamente per le nostre attività, una sorta di monito ad occuparci dei nostri corsi d'acqua, a rispettarli, ad amarli e a rispettare l'ambiente. Un grande ringraziamento agli editori di Radio Science, Rosario Moreno, per la diffusione della trasmissione su 16 emittenti digitali radio e tv ed attraverso Media Center su mutina.com. La puntata si può vedere ed ascoltare anche su YouTube e Facebook di Brenta Sicuro e Forum regionale dei contratti di fiume. Al termine della diretta, la trasmissione con tutte le puntate sin qui trasmesse si può sempre sul canale YouTube rivedere ed ascoltare. Oggi abbiamo il grande piacere di ospitare Alberto Gobbi, che è socio di Brenta Sicuro, quindi ci vantiamo di averlo come socio, ma soprattutto lui è un cacciatore di tornado e dottore forestale. Durante la trasmissione avremo anche due telefonate di persone, insomma, un ritorno e una persona molto qualificata che ci parlerà di questo tema. Ambientale, quindi quelli che sono gli eventi climatici. Bene, a questo punto io darei la parola ad Alessandro per la presentazione del caso. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Marino Zamboni, co-conduttore di questa trasmissione che ormai dura appunto da un anno e mezzo, nel quale parliamo di temi ambientali e in particolare della tutela dei fiumi e del territorio. Marino Zamboni è presidente di Brenta Sicuro. Buonasera al nostro regista e proprietario del network televisivo Radio Science, che ci organizza, ecco, tutte queste puntate e fa la regia, ecco, sapientemente esercita la regia di queste puntate. E buonasera all'ospite gradito di questa sera, che è Alberto Gobbi, dottor Alberto Gobbi, cacciatore di tornado, che uno potremmo dire, adesso non vorrei, diciamo così, indulgere in espressioni offensive, ma uno di quei matti che rincorrono i tornadi quando, diciamo così, anche il nostro territorio viene funestato da eventi come questi. Perché anche da noi, ecco, questi fenomeni temporaleschi estremi si manifestano con sempre maggiore frequenza e purtroppo sì, ne abbiamo avuto evidenza in questi giorni. Non troppo lontano da noi, ecco, quindi dicevamo a Catania, ecco, in Sicilia, ma ricorre anche il terzo anniversario di un evento estremo che ha colpito il Bellunese, abbiamo ribattezzato quella tempesta Vaia, e comunque c'è da ricordare che questo è un periodo in generale infausto, la fine di ottobre, inizio novembre, nel quale si rincorrono, no? Ricorrono e si rincorrono eventi e anniversari purtroppo non del tutto fausti. E ricordiamo appunto che siamo in prossimità del 55esimo anniversario dell'esultazione della Piave, evento al quale noi dedicheremo poi anche una puntata la prossima settimana con il professor Luigi Dal Paos. Ora però ritorniamo sul tema di questa sera, e cioè i fenomeni temporaleschi estremi nella Pianura Padana. E do la parola, ringraziando tutti, anche i telespettatori che ci seguono affettuosamente da un anno e mezzo, do la parola ad Alberto Gobbi, cacciatore di tornado. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito e soprattutto per l'occasione che mi date per fare un minimo di panoramica su quello che è successo in particolare quest'anno, visto che si sono avuti almeno tre eventi
estremi, eccezionali, in pianura padana, ma con l'occasione vi darò anche una breve, come dire, una breve introduzione sul, come dire, su dove stiamo andando, cioè in quale direzione si sta avviando il cosiddetto cambiamento globale. Per cui adesso provo a condividere una breve presentazione che è ricca di immagini, soprattutto, che così vi spiego molto più velocemente, in maniera molto più efficace. Poi mi fate sapere se riuscite a vederlo. Andiamo qua. Una mezz'oretta di presentazione. Riuscite a vedere? Ok, perfetto, bene. Ecco, vedete come prima, come la copertina, diciamo, di questa presentazione ho messo un'immagine impattante di un enorme chicco di grandine che è caduto in provincia di Pordenone, il 1° agosto, e poi un tornado che invece è avvenuto, anzi più tornado, che si sono verificati in provincia di Rovigo a inizio ottobre. E già qua capite che stiamo parlando effettivamente di un qualcosa di eccezionale. E volevo solo appunto farvi vedere un grafico in cui potete osservare, credo si veda anche la freccia del mouse, potete osservare come negli ultimi 200 anni la temperatura sta continuando ad aumentare, mentre a partire negli ultimi 30-40 anni si è avuto un'impennata proprio di valori di temperatura media, questa è una media appunto su base decennale. E vedete come ha avuto proprio un'impennata nell'ultimo mezzo secolo in sostanza. Le cause ormai sono note, sono quelle che sta aumentando in sostanza la CO2, l'anidride carbonica di origine antropica, ma qualunque sia la causa, il problema è che sta aumentando la temperatura. E cosa vuol dire? Vuol dire che quando aumenta la temperatura, come scritto in queste due o tre righette qui sotto in rosso, aumenta la temperatura, aumenta anche l'evaporazione dai mari, insomma, sostanzialmente, quindi aumenta la quantità di vapore acqueo nell'aria. Quando questo vapore acqueo, che è ancora un gas, procede, diciamo, a condensazione, subisce una condensazione, si trasforma quindi in acqua, ovvero sia in pratica in nuvole, in temporali, in cumulonimbi. E con questo processo di condensazione si ha la liberazione del cosiddetto calore latente, che in pratica è quell'energia che serve ai temporali, ai sistemi temporaleschi in sostanza, per mantenersi, svilupparsi e poi generare tornado, grandinate, alluvioni lampo e in base alla situazione meteo in sostanza. No? E la cosa importante è questa, no? Che se la temperatura aumenta di 1 grado nella troposfera, che sono i primi 10-12 km di atmosfera dove praticamente avvengono i fenomeni meteo, ecco, a questo aumento di 1 grado corrisponde un aumento del vapore acqueo del 6-7%. E ripeto, vapore acqueo, o volgarmente l'umidità, è l'energia di cui si alimentano i temporali. Infatti, prendendo uno studio scientifico recente di un paio d'anni fa, potete osservare come il numero di giorni medio dei temporali a livello, diciamo, della nostra zona, dell'Europa meridionale, confrontato con questi due periodi, questi due praticamente trentenni, vedete come nelle aree rosse si ha un aumento di numero di giorni di temporali fino a 15-20 giorni, sempre su medie annuali. Quindi qui abbiamo a sinistra il numero di temporali, diciamo, intensità nella media, mentre a destra abbiamo i temporali più severi. Osservate che per quanto riguarda il nostro paese si ha un aumento sensibile sulle Alpi orientali, Friuli, Alto Veneto, diciamo, anche Alta Lombardia, mentre si ha una generale diminuzione nella parte, diciamo, in questo caso centrale e meridionale dell'Italia. Comunque vedete che c'è anche un considerevole aumento nell'area ellenica. Facendo una sorta di zoomata appunto nel nostro paese, tra Udine e Trapani, no? Che ovviamente sono due, come dire, rappresentano due climi assai diversi, perché Udine si trova sostanzialmente vicino alle Prealpi, Trapani, come sappiamo, invece praticamente davanti al mare in Sicilia. Osserverete, come visto prima dal grafico precedente, che i temporali, sempre in quel trentennio, dal 79 al 2017,
in questi due trentenni sia un aumento, per cui si ha, nel caso di temporali di intensità moderata, si passa da quella linea grigia a quella linea nera, no? Praticamente da 7-8 fino a 10-11 giorni, mentre le linee rosse rappresentano i temporali più intensi, anche questi sono in aumento, dalla linea rosa alla linea rossa. Qui c'è anche un valore di riferimento, quindi vedete, nel caso di temporali, 13 giorni in più rispetto al trentennio 79-97, da 98-2017. Temporali intensi 6 giorni in più, non sono pochi. Trapani invece la situazione sostanzialmente è abbastanza costante, o c'è pure una leggera diminuzione. Ci sono molte ipotesi, diciamo, molte spiegazioni su questa differenza. Il problema è che l'aria fredda entra prima da noi, cioè l'aria fredda scende di solito dalla Francia, no? Dall'Austria, Svizzera, a seconda delle situazioni, e riesce a innescare temporali più facilmente nell'area prealpina del nord Italia, mentre è più difficile che li inneschi, diciamo, nella zona bassa della Sicilia, Italia meridionale, in estate. Poi in autunno è un po' diversa la questione. E questo era il primo aspetto, nel senso che i temporali hanno bisogno dell'energia, che è l'umidità, e poi anche di un certo profilo del vento. E faccio molto breve perché non è una cosa semplice da illustrare, ma in sostanza, quando, vedete, questa è l'altezza fino a 10 km, quando il vento tende o a cambiare direzione con l'aumento con l'altezza, diciamo, oppure quando tende ad incrementare di velocità, si creano altre due situazioni dinamiche che vanno a favorire fenomeni molto intensi. Quindi, ricapitolando, temporali hanno bisogno di, in particolare le famose per noi detti lavori, le famose supercelle, hanno bisogno di molta energia, che è l'umidità, e anche di un certo profilo del vento, cioè vento forte in quota o che cambia direzione salendo di quota. Con il cambiamento climatico è più che evidente che l'energia sta aumentando, mentre il profilo del vento sostanzialmente sembra essere abbastanza stabile come intensità e come influenza rispetto all'intensità dei temporali, però è tutta una cosa da studiare e da valutare, perché non abbiamo molti dati, non è semplice reperire dati di questo genere, per cui capite bene che si va molto anche a ipotesi per il momento. Però ripeto, l'energia è in aumento. Volevo solo farvi vedere la complessità di un temporale che è in grado di generare tornado, che, come dicevo, noi chiamiamo supercella. Praticamente abbiamo una rotazione dentro il temporale, aria che sale nel contempo tende a ruotare in senso ciclonico. Sotto questa rotazione tende a formarsi, non sempre, il famoso tornado, con le grandinate nell'area adiacenti, rovesci di pioggia e così via. Poi ci sono molte altre cose da dire, ma non è il caso, perché si tratta di un approfondimento molto specifico. Anche qui è vista dall'alto invece questa supercella, e avete praticamente aria fredda che si avvolge attorno a un centro di bassa pressione dove si forma il tornado con la T indicata, quindi aria fredda che si scontra con aria calda. Questo contrasto va a generare, detto in parole povere, la vorticità che poi va ad alimentare il tornado, oppure il mesociclone, che è quella corrente ascendente rotante che si trova appunto dentro il temporale. Questa è una foto che ho fatto l'8 luglio 2015, il famoso tornado della Riviera del Brenta, che ha colpito i comuni di Pianiga, Dolo e Mira. È stato classificato F4, per cui stiamo parlando di 20 oltre 300 km/h, e vedete bene la nube di detriti che in quel momento si collocava su Villafini, che è stata letteralmente rasa al suolo. Questo è il percorso del tornado visto dall'alto, da un drone. Scendeva da Pianiga e si dirigeva verso Dolo Mira. Questa è l'area più o meno di Villafini. Vedete, ha proprio mangiato l'erba, i campi. È stato già quello un evento eccezionale. Però, come vi dicevo all'inizio, volevo soffermarmi sugli eventi più recenti di quest'anno, perché se ne sono avuti almeno tre, tutti tra, diciamo, il nord-est, con Lombardia, Veneto e Friuli. E inizierei con questa, è la famosa, che vi dicevo prima, supercella vista a radar meteorologico. Questi colori rappresentano in pratica i rovesci di pioggia e di grandine, e questo temporale ha generato, con il contributo di un mare molto caldo, qui vedete c'è il Friuli praticamente, qui si era formato quel temporale, la grandinata,
Questo è un parametro in cui i colori rosa vanno a identificare aria estremamente umida che stava salendo dal mare Adriatico e stava andando ad alimentare quel temporale, che tra l'altro si è formato all'alba, alle 6:30 di mattina. Si è avuta una grandinata, ecco, vedete, di straordinaria intensità. Perché, ripeto, a parte la dimensione, stiamo parlando di chicchi sui 10-11 cm, ma anche l'orario, perché in teoria all'alba dovrebbero esserci le condizioni più sfavorevoli, perché c'è meno energia, diciamo, è più freddo, per capirci, per dirla alla buona, eppure è riuscito a generare cose di questo genere. Ha fatto dei bei danni, fortunatamente nessun ferito, mi sembra 2 o 3 al massimo, perché appunto la gente era ancora, insomma, in sostanza stava dormendo, era in casa. Però questo è già stato un evento eccezionale, dovuto in particolare al mare caldo, all'Adriatico caldo, che è una diretta conseguenza di questo riscaldamento globale, cambiamento climatico. Perché l'acqua si scalda più lentamente rispetto all'aria sulla terraferma, però poi l'acqua del mare, come dire, trattiene più a lungo il calore. Anche di notte, anche verso i mesi più freschi, tra virgolette, può essere ottobre, novembre, dicembre, per cui noi l'Italia, essendo circondata da mari, capite bene che il serbatoio di energia è di bello pronto per rifornire questi sistemi temporaleschi. Vedete, grazie a dei danni ha fatto, stiamo parlando della zona di Azzano Decimo, San Vito al Tagliamento, c'è poco da commentare in questo caso. E già qua capite bene che per mantenere in quota dei chicchi così grossi, vedete, stiamo parlando di 9, 10, 11 cm, servono correnti ascendenti di straordinaria intensità. E l'energia, ripeto, proviene dal mare in particolare. Qui invece, sempre quest'anno, stiamo parlando di neanche un mese fa, poco più, abbiamo avuto outbreak, vuol dire che si sono avuti più tornado nella stessa giornata, praticamente, no? Nello stesso sistema temporalesco. Questa è una mappa elaborata da Federico Pavan, che poi tra l'altro interverrà un attimino anche per parlarci di questi eventi, come sono gestiti in particolare negli Stati Uniti, che sono un po' più avanti di noi, diciamo la verità, con questi studi, con le allerte. Comunque, 19 settembre, cosa è successo? Si sono avuti ben 7 tornado. Questi sono i segni a posto tra la Lombardia fino ad arrivare alla zona del Garda e uno anche sotto qui nella zona del Modenese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornado nel giro di un paio d'ore. Una cosa che noi che studiamo questi eventi, questi fenomeni convettivi, non abbiamo memoria. Così tanti tornado nel giro di un pomeriggio, in sostanza. Questi sono appunto quei temporali di quella giornata, hanno tutti, quasi tutti, generato un tornado praticamente, sono sempre le cosiddette supercelle viste al radar meteorologico, poi ci sono anche le fulminazioni in bianco. Queste sono viste a satellite, qui siamo nella zona della Lombardia, qui siamo più verso il Veneto. Questo temporale in particolare ha generato 5 tornado, mi sembra, 4 o 5 tornado. Lo stesso temporale, spostandosi dal Milanese verso il Veronese, ha generato 5 tornado, una cosa ancora più eccezionale. E qui cos'era successo? Che abbiamo vari sistemi per capire un po' le dinamiche che hanno prodotto questi eventi. È successo che nell'area della Lombardia, diciamo, Bresciano, Cremonese, è entrato un flusso da sud-ovest, dall'Appennino, che è rappresentato da queste frecce, che è andato a scontrarsi con aria più fresca in discesa, diciamo, dall'alta Lombardia, in sostanza, no? E poi stava anche entrando dal mare, dall'Adriatico, passando per il Veneto, aria più umida. È un contrasto classico di questi tre flussi che va a generare il tornado, in sostanza, o comunque fenomeni temporaleschi di estrema intensità. Questa colorazione gialla identifica in pratica l'aria secca che stava scendendo dall'Appennino e che è andata a scontrarsi con l'aria più umida, di colore rosso, che appunto è stata, come dire, alimentata dal mare, dall'Adriatico, perché c'era un flusso da sud-est di scirocco che stava entrando verso la Lombardia. Peccato che questi fenomeni non siano così prevedibili, sia le supercelle sia il tornado non è così facile prevederli, siamo ancora distantini purtroppo. Comunque, cosa è successo sempre quel 19 settembre? Questa è una supercella, come la vedete, nel senso che siamo, mi sembra, nel Bresciano,
magari Federico sarà più preciso, comunque sia, notate la struttura rotante, qui c'era già praticamente un tornado che si stava abbassando, diciamo, anche qui, così vi rendete conto che questi eventi non sono una prerogativa degli Stati Uniti, avvengono anche da noi, qui siamo già verso il Veronese, sempre sera, quasi sera, vedete questa è praticamente, questa torre è proprio la torre convettiva che è alimentata da quell'aria umida che sale verso l'alto, va a condensare e generare questa imponente supercella. Questo temporale ha generato 5 tornado nelle ore precedenti. Qui siamo ancora sempre nel Veronese, basso Veronese, i rovesci di pioggia, di grandine, tutta la struttura rotante, eccezionale già solo a vederla. Questo invece è un tornado, mi sembra, nel Pavese, anche se la nube non arriva fino al suolo, vedete che qui c'è un'area più scura che praticamente sono i detriti sollevati dal vento, polvere, pezzi di case, cose del genere, insomma, in questo caso mi sembra solo polvere. Un altro tornado, sempre in Lombardia, da cacciatori, cioè fotografato da cacciatori professionisti con la loro attrezzatura fotografica. C'è gente che fa molti chilometri per studiare, per documentare questi fenomeni. Poi noi, insomma, un po' tutti cerchiamo di capire perché si sono formati con i dati delle stazioni, dei radar, dei satelliti, eccetera. Vedete anche qui questo tornadone, diciamo, che proprio mai era già attivo al suolo, perché il tornado è una colonna d'aria rotante che scende dal temporale ed è in contatto con il suolo. Poi che la nube arrivi o non arrivi al suolo è un altro discorso, vi farò vedere meglio tra un attimo. Questi sono i danni in Lombardia, non era neanche tanto forte come tornado, però capite bene che già basta, come dire, un F2 così per generare danni grossi, no? Considerato che la scala dei tornado va da F0 a F5, un F2 non è una cosa straordinaria come intensità, però ripeto, essendo anche un moto vorticoso, è in grado di generare danni comunque molto severi. Poi le strutture, dipende, se non erano così solide, capite bene che i danni si sono amplificati in sostanza. Questo è un detrito, una trave di legno conficcata proprio dentro una parete, capite bene quindi che il pericolo non è solo il vento nel tornado, è proprio anche i detriti che volano in sostanza, più che il vento in sé. Sempre quella giornata del 19 settembre, questo è un tornado nella zona di Carpi, è visto dall'Appennino, praticamente qui vedete tutto il temporale, qui c'è il vento in quota che lo spinge un po' verso destra, la nube intendo dire, e qui avete proprio questa colonna d'aria che si vede meglio in questa foto, qui vedete il cono, proprio la nube si ferma qui e a un certo punto avete solo la polvere che si solleva, ma è un tornado a tutti gli effetti questo comunque, e ha fatto anche questo di bei danni. Anche qui è stato classificato anche questo F2, quindi non era proprio una cosetta da nulla. Quello che vi dicevo prima, vedete qua la nube, proprio la nube fatta da acqua, allo stato liquido, si ferma a questa altezza, scompare, ma in realtà, se notate bene, la cortina di polvere è in contatto, no? Tra il suolo e la nube, qui avete proprio la nuvola di detriti, quindi questo era un tornado a tutti gli effetti. Qui cominciava un po' ad attenuarsi, a dissolversi, vedete. E però ha fatto i suoi danni, qui era un avio superficie, un piccolo aeroporto, e purtroppo l'ha preso in pieno, perché il tornado ha un diametro 20, 50, 100 metri, non è un chissà che di diametro, però chi ha la sfortuna di trovarsi dentro il percorso subisce dei danni severi, pur essendo un tornado di moderata intensità. Avete capito un po' il fatto qua. E qui è un campo di grano turco, di mais, e i detriti hanno, con il vento ovviamente, i detriti hanno fatto un effetto frullatore ed hanno macinato le canne di mais. È una cosa che si è vista bene, come potete immaginare, col tornado di Dolo, che era l'intensità doppia rispetto a questo praticamente. Quello che vi dicevo sul diametro di tornado, vedete, il tornado transitava lungo questa fascia,
vedete proprio questo campo e la convergenza di eventi, no? Cioè sia da destra sia da sinistra ha creato questa scia, il vortice è passato qui, ma vedete quanto largo è? 20-30 metri, cosa sarà neanche? Quindi potete vedere che sono fenomeni estremamente localizzati. Poi volevo farvi vedere un altro evento che si è verificato ancora più recentemente nell'Erodigino, perché io lavorando giù nel fiume Po ho possibilità di osservare spesso il cielo essendo fuori sugli argini, e lì in provincia di Rovigo, Porto Viro, Rosolina, Loreo, a sud di Cavarzere, ha generato appunto uno scontro, diciamo, di venti similare all'altro evento. Ha generato aria secca praticamente in discesa dall'Appennino e aria più umida, può generare delle rotazioni nei bassi strati praticamente, no? In quel caso, che sarebbe stato, lo faccio vedere tra un attimo, il 6 ottobre, quindi poco tempo fa, quello è successo, avevamo praticamente un flusso di bora in entrata dal mare Adriatico che è andato a scontrarsi con un flusso presente sulla pianura interna e ha generato queste rotazioni, e poi tali rotazioni nei bassi livelli sono state sollevate da una corrente ascendente, come si può vedere, corrente ascendente inserita in un cumulonimbo, per cui la rotazione dei bassi strati è stata allungata fino a generare in pratica un tornado. Ecco, non è la stessa cosa delle supercelle che abbiamo detto prima, perché le supercelle hanno un altro sistema di dinamica, di innesco, ma alla fine il risultato è sempre un tornado. Origine diversa, ripeto, anche questa è un'altra mappa, sempre con l'aiuto di Federico Pavano siamo riusciti a elaborare diciamo sia la posizione di questi tornado sia anche la loro intensità in particolare. Perché in quella giornata del 6 ottobre si sono avuti la bellezza di 10 tornado, intesi come vortici sulla terraferma, e di due trombe marine. Trombe marine sul mare, tornado, diciamo, li intendiamo proprio sulla terraferma. Tutto ciò nel giro di un paio d'ore. Un evento ancora più eccezionale di quello che abbiamo visto prima sulla Lombardia. Quindi immaginate quel flusso di bora in discesa da Trieste, diciamo dall'Adriatico, è andato a scontrarsi con un vento da ovest e un vento un po' più da sud-est, e lo scontro è avvenuto in quest'area, nella zona praticamente tra Adria, Loreo e andare giù verso Bocassette. E qui sono avuti dei danni abbastanza importanti. Adesso vedrete delle foto che ho fatto appunto dall'argine del fiume Po, anche con un po' di fortuna, perché non è detto che, sì, insomma, è stata anche un po' di fortuna beccare questo temporale, fortuna per modo di dire, però ci siamo capiti, insomma. Ed era appunto questo il sistema temporalesco che poi avrebbe originato quella serie di tornado. E perché è successo questo? Come vi dicevo, è entrato quel flusso di bora, qua si vede bene, un flusso più umido da sud-est, e poi c'era un altro flusso di rientro da ovest, e lo scontro è avvenuto in questa zona qua praticamente. Anche questi sono eventi poco prevedibili. Questa qui, per farla breve, le colorazioni, vedete qui abbiamo il delta del Po, le colorazioni giallo-arancioni indicano in pratica il contenuto di acqua, volgarmente diciamo il contenuto di umidità disponibile per l'alimentazione del temporale. E qua si vede che il mare ha contribuito all'alimentazione di quei temporali presenti sul delta, perché quel giallo dal mare entra verso, diciamo, il basso Veneto, per capirci. Questa è un'altra, una zoomata praticamente, che ci fa vedere quello scontro di flusso d'aria tra la bora e il vento più interno, cioè della pianura interna. Lo scontro è avvenuto proprio qui, in questa linea, diciamo così. Questo è un altro parametro, ci dice in parole povere la vorticità dell'aria. Colorazioni rosse è una previsione, questa elaborata la notte prima, mi sembra. E
Praticamente quel rosso individua le aree che sono più predisposte alla vorticità dell'aria sostanzialmente, no? Per cui potrebbe formarsi un mezzo ciclone e dei tornado. Però ripeto, non è una previsione così semplice, che i parametri da considerare sono tantissimi. Infatti siamo ancora lontani dal prevederli queste tipologie di fenomeni. Questo è uno dal satellite, vedete qui abbiamo il delta, Rovigo, e questi sono quei temporali, in particolare questo, che è andato a originare tutti quei tornado. Questo è visto a radar invece, Cavarzele, Adria, Portoviro, ecco questa scia, queste sono sempre delle precipitazioni, no? Questo giallo-arancione visto a radar dell'ARPA Veneto, e qui dietro ci sono formati tutti i tornado praticamente. Io essendo presente qui in questa zona sono riuscito a vederli comodamente, perché i tornado stavano qua, le precipitazioni stavano dietro, per cui alla fine non avevo interferenze, non avevo la pioggia davanti in pratica che mi nascondeva i coni, tanto per capirci. Questa è un'altra zoomata, Rosolina, qui ha fatto il tornado più intenso, proprio Rosolina paese. E questo è stato, mi sembra, il terzo tornado, comunque sia importante farvi notare come il sollevamento della polvere di detriti è avvenuto ovviamente a livello del suolo, mentre il cono è praticamente quasi visibile. Eppure questo era già un tornado, perché c'è quella colonna d'aria rotante che è in contatto con il suolo. Anche qui questo va bene, molto più evidente. Qui addirittura due tornado in contemporanea che stavano, come dire, danzando, perché questo si stava spostando a destra, questo qua dietro a sinistra, praticamente in rotazione ciclonica. Entrambi hanno causato danni a quanto sembra, quantomeno hanno avuto un contatto con il suolo, per cui vanno da, sono da definirsi appunto come tornado anche questi. Quindi è stato questa coppia di tornado in rotazione reciproca, è un evento eccezionale all'interno di un evento già eccezionale di suo, vista la numerosità dei tornado. Questo appunto è il tornado, quello che ha causato danni su Rosolina, che poi vi faccio vedere una foto. Qui abbiamo tutta la rotazione, diciamo, nella parte bassa del temporale. Queste bande grigiastre sono quei rovesci di pioggia di grandine e davanti c'era appunto questo tornado. Vedete come si assottiglia, ma arriva fino al suolo, perché avendo causato dei danni non ci sono dubbi chiaramente sul fatto che abbia toccato il suolo. È sempre il tornado di Rosolina, questo un paio di minuti dopo, ancora attivo, stava toccando il suolo, anche se non si nota adesso dalla foto. E questo è il danno più grosso, i danni più grossi di Rosolina, è partito proprio un tetto, è stato scoperchiato praticamente una casa. Eppure il tornado classificato F2, e da andare da F2 a F5 se ne passa. Questo invece è il danno di un altro tornado, qui siamo nella zona del delta del Po, diciamo. Per farvi notare come sono localizzati i danni appunto da tornado, ha spostato le tegole solo in questa zona, le antenne sono rimaste assolutamente dritte, intatte, i cammini e tutto, ed è una peculiarità di questi fenomeni. E qui avrei anche finito, volevo solamente farvi vedere la copertina del libro che abbiamo appunto scritto fino all'anno scorso praticamente, io assieme ad altri autori, meteorologi, cacciatori di tornado, perché adesso io ho spiegato un attimino così cos'è un tornado, come si forma, ma capite bene che è stato proprio un cenno, ma in realtà se uno è interessato può anche acquistare questo libro e trovare tutto quello che gli serve, se uno è veramente appassionato, perché non è semplice, insomma, ecco. Ecco, grazie per l'attenzione. Bene, complimenti Alberto, veramente grazie. Interessante, impressionanti queste immagini, tra l'altro hanno veramente un contenuto, poi molte le hai raccolte tu direttamente, per cui il cacciatore nel vero senso del termine, proprio, un termine sì, calza. Perfettamente. Proviamo a sentire se troviamo il signor Federico Pavane per un suo contributo, magari interagiamo. Sì. Quindi vediamo se riusciamo a trovarlo e
signor Federico, mi pare anche tu hai fatto questa esperienza negli Stati Uniti d'America con dei viaggi appositi. Sì, un paio di volte, 2007, Pronto? eccolo. Sì, buonasera Federico. Buonasera, buonasera, Come ti senti? buonasera. Siamo con Alberto Gobbi e la trasmissione in diretta. Alberto ci stava parlando e faceva vedere delle immagini impressionanti del tornado e anche di quelli multipli che ci sono stati in pianura. Ma la nostra pianura padana, rispetto per esempio a Stati Uniti d'America, che tu ci hanno detto conosci perfettamente, qual è la situazione? Siamo molto più, tra virgolette, poveri noi di fenomeni tornadici oppure si può fare un confronto? Allora, fare un confronto tra le due zone è molto difficile perché abbiamo una geografia completamente diversa. Detto questo, possiamo trovare qualche similitudine, per esempio il fatto che entrambe le zone interessate da questi fenomeni siano pienamente di pianura, la pianura padana e le pianure centrali degli Stati Uniti. E cosa succede in queste zone? Quando si presentano le condizioni atmosferiche adatte, ci sono dei richiami di aria umida dal mare. Gli Stati Uniti hanno il Golfo del Messico e noi abbiamo il Mar Adriatico, da cui arrivano venti umidi che accumulano energia e se tutte le altre condizioni ci sono, possono arrivare anche a formarsi dei tornado. Beh, questi tornado sono in qualche modo, non nella loro intensità, sappiamo, prevedibili, cioè ci sono delle condizioni meteo che sono da indicatori, rispetto a questi fenomeni. Allora, la previsione di questi fenomeni è estremamente complicata e molto difficile da attuare, però sì, ci sono dei parametri che possiamo osservare, possiamo ricercare dei parametri e farci un'idea della possibilità di questi fenomeni. Quindi se guardando le mappe dei modelli meteorologici individuiamo queste condizioni, possiamo dire che in una data area sono possibili temporali che eventualmente potranno generare un tornado. Però la prima cosa da dire è che bisogna usare tanto condizionale perché questi fenomeni sono estremamente complicati da prevedere e richiedono condizioni molto specifiche, non sono così facili da ottenere. E oltre a questo, la previsione non può essere fatta oltre un certo limite di tempo. Quindi se arriviamo a 24 ore di distanza, è tanto, oltre è molto difficile e anche 24 ore sono molto, molto, molto estese come arco di tempo. La previsione di un tornado più azzeccata sarebbe da fare poco prima che si sviluppi attraverso l'osservazione del temporale e delle immagini radar. Ok, Alessandro, che è il mio co-conduttore, hai qualche domanda specifica? Sì, allora, come ho detto prima, no? Buonasera a tutti, buonasera anche all'ospite che si è al telefono. Buonasera. Io sono Alessandro, appunto, sono del Forum Veneto per i contatti di fiume. Ricordavamo questa sera, appunto, che ricorreva il terzo anniversario di un fenomeno temporalesco, ecco, che si è abbattuto in particolare nel bellunese, che è di Vaia. Ci sono fenomeni, analogie, ecco, con questi fenomeni che prima ha descritto Alberto Gobbi tra Vaia e appunto i fenomeni temporaleschi, i tornado che abbiamo visto prima. Allora, Vaia di per sé aveva ben poco di temporalesco nelle nostre zone, perché la nostra zona è stata luogo di violentissime raffiche di vento sinottiche di Scirocco, quindi raffiche di vento non associate a temporali. Detto questo, Vaia ha avuto un insieme di fenomeni, perché ha avuto vento sinottico molto intenso, ma in altre parti d'Italia ha generato fenomeni temporaleschi molto intensi. Se proprio vogliamo cercare una correlazione tra Vaia e tornado, l'unica cosa che mi verrebbe in mente è che Vaia ha scatenato alcuni tornado in Sardegna, è l'unica cosa che mi verrebbe in mente. Però per il resto, tutti i danni che abbiamo visto sulle nostre montagne venete sono stati causati da raffiche di vento sinottiche.
Invece per quanto riguarda il fenomeno che è avvenuto in Sicilia nei giorni scorsi, ci sono analogie invece con... Ecco lì ho sentito anche, forse io ho letto qualcosina, ecco, ma diciamo così potrei dire da profano, ecco, c'era qualcuno che ha usato anche un termine, diciamo vicino, ha usato il termine, mi scuso se lo uso anch'io, ma Medicane, è giusto? Ecco, che c'è, cioè, un ciclone, allora, mediterraneo, ecco. Io però ho anche visto che insomma poi qualche fisico, ecco, più... ad esempio leggevo proprio adesso, stavo ritrovando il documento, insomma, qualche esperto invece ha detto ma insomma non sono poi fenomeni così simili ai cicloni americani. Allora, in Sicilia cosa è successo? Abbiamo avuto una depressione intesa come zona di bassa pressione a cuore caldo, perché cosa succede generalmente alle nostre zone? Nelle nostre zone le perturbazioni, che sono il nome tipico per i cicloni, quindi, allora, i cicloni sono le zone di bassa pressione, che poi possiamo tranquillamente chiamare perturbazioni. La maggior parte delle nostre perturbazioni qui in Italia sono a cuore freddo. A volte abbiamo delle perturbazioni, dei cicloni a cuore caldo, che sono più vicini ai grandi uragani atlantici, che quelli sono cicloni a cuore pienamente caldo, mentre le nostre zone sono dei cuori caldi più, diciamo, superficiali, sono meno evidenti, sono meno organizzati, diciamo. Ebbene, a sud della Sicilia si è andata a sviluppare questa depressione a cuore caldo, che ha iniziato a generare temporali quasi costanti, che sono risultati in praticamente 3 giorni di pioggia sulle stesse zone e che hanno causato purtroppo 3 vittime e tantissimi danni. La parola Medicane, quindi uragano mediterraneo, è stata, se mi permetto un po', è stata usata per marciarci sopra questa cosa da molti enti. Praticamente cosa significa Medicane o uragano mediterraneo? Abbiamo una depressione a cuore caldo molto molto organizzata e molto intensa, al punto tale da raggiungere l'intensità di un uragano di categoria 1, cosa che non è successa. Abbiamo avuto solo una semplice depressione, quindi il termine è stato usato a sproposito quasi dappertutto sui social, e purtroppo abbiamo avuto molta disinformazione, però discorso appunto che non c'è stato nessun uragano essenzialmente. Se poi vogliamo andare a cercare qualche collegamento con i tornado, stavolta ne troviamo ancora meno, perché se prendiamo gli uragani come uragani appunto, sono fenomeni completamente diversi dai tornado. Va detto però che gli uragani possono risultare in tornado. Allora, qual è la differenza principale fra uragano e tornado? Possiamo poi ripetere, per favore? Ecco, anche sì, certo. A mio beneficio, prego. Che allora, l'uragano è un ciclone, quindi un'area di bassa pressione molto estesa, parliamo di centinaia di chilometri di diametro. Il tornado è sempre una zona di bassa pressione, ma su scala estremamente ridotta, come... massimo un paio di chilometri nei tornado più estesi, che sono rarissimi e che hanno processi di formazione completamente diversi, perché l'uragano, formandosi nelle zone tropicali tramite, diciamo, mettiamola molto base, tramite accumuli di temporali in zone di bassa pressione, mentre il tornado si va a originare da un temporale, quindi abbiamo diametri diversi, abbiamo formazione diversa e abbiamo anche durata diversa, perché un uragano, stando in mezzo all'oceano, può durare giorni, se non addirittura anche un paio di settimane. Il tornado già tanto se dura più di 10 minuti. Quindi differenze sostanziali, ecco, proprio come tipologia. Va bene, interessantissime come informazioni. Quindi non dobbiamo stare tranquilli neanche nella nostra pianura, praticamente, cioè dobbiamo temere questi fenomeni. Sì. Purtroppo sì. E i vari social che propongono la scritta tornado 10 giorni prima dell'evento sono attendibili? Non stanno né in cielo né in terra.
Se riusciamo a fare una previsione a 24 ore è una cosa incredibile se ci riusciamo a 24 ore, però già là è difficile farla. La cosa migliore sarebbe farla in tempo reale, quindi osservare il temporale, osservare il radar e dire sì, qua potrebbe provare. Certo. Bene, informazioni molto molto interessanti, direi. Non so se Alberto vuole interagire con l'amico. C'è qualcosa da... Ah, guarda, ringrazio semplicemente Federico Pavan per la sua chiarezza, completezza, come sempre del resto. E aggiungo solo che ce n'è molta di strada da fare nel nostro paese, non solo nel nostro paese, ma parliamo dell'Italia, siamo italiani, ma non è che fuori sia granché meglio, C'è molta strada da fare nel senso di formare correttamente la popolazione, fare capire al cittadino medio, diciamo, quali fonti consultare, perché non è semplice per... Cioè, noi siamo dentro alla meteo da anni e va bene per noi, è semplice, ma per molti altri non è semplice riconoscere nella fonte ufficiale affidabile dalle altre 1000 fonti, tra virgolette, di informazione, no? Perché appunto Facebook e anche molti siti web usano titoloni esagerati, nomi strani, inglesismi, eccetera, stampatelli vari. E non è facile capire chi dice, diciamo, la verità, per quanto sia possibile dire la verità, perché stiamo parlando di previsioni ovviamente, no? Da chi invece lo fa solo per pigliarsi il click. Ecco, siamo molto distanti ancora. Adesso io spero che con l'agenzia Italia Meteo, che dovrebbe, non so quando, prossimo anno, che è una sorta di servizio meteorologico non più militare ma civile, insomma si affiancherà l'aeronautica militare, spero che mettano un po' d'ordine anche rispetto ai giornalisti, ecco, perché anche loro, ho visto ieri sera sul TG1, quindi Rai 1, c'è stato, come ha appena detto Federico, una depressione subtropicale, diciamo, e il TG1 mi fa vedere il tornado come immagini e non ci siamo proprio. Sto parlando di Rai 1, paghiamo anche 100 euro all'anno, francamente, non è quello il problema, diciamo la verità, però insomma, mi aspetto qualcosa di più, insomma, ecco, dei giornalisti che sono la prima fonte di informazione. Poi c'è i siti web, c'è Facebook e tutto quello che volete, ma insomma, diciamo, la televisione l'abbiamo tutti, i telegiornali li guardiamo tutti, almeno lì, se cominciamo male già dalla televisione, insomma, non è che sia proprio... Ci vorranno molti anni e non so neanche se ci arriveremo a fare un po' d'ordine. Molti giornalisti andrebbero radiati direttamente dall'albo, lo dico proprio chiaramente. E l'ordine dei giornalisti non si capisce bene a cosa serve in questo paese. Comunque, un po' alla volta ci arriveremo. C'è anche un'associazione di meteo professionisti, di cui Marco Rabito è proprio un tecnico meteorologo. Che poi, anzi, se volete chiamare, vi spiegherà meglio cos'è questa associazione. È un tentativo, un serio tentativo di mettere ordine in queste fonti informative. Ecco. Perfetto, allora salutiamo il nostro ospite telefonico, lo ringraziamo tantissimo della sua chiarezza. Signor Federico, grazie a voi per avermi chiamato, grazie a voi per l'invito. E complimenti e arrivederci, magari ci sentiamo in qualche altra occasione. Grazie, buona serata. Altrettanto. Grazie. E proviamo a sentire se troviamo il nostro secondo ospite telefonico, Marco Rabito. Che è un ritorno, ecco, perché è una persona che è già stato ospite e anche ospite telefonico più volte da noi. Quindi speriamo di riuscire a rintracciarlo. Poi magari verso la fine ad Alberto facciamo qualche domanda che riguarda i corsi d'acqua, visto che abbiamo... Ahimè, purtroppo eccoci varie ricorrenze. Sì, buonasera Marco e Pilone d'Ambiente. Buonasera a voi, Alberto. E grazie per l'invito, sembra ciao, un piacere ciao, sentirvi. Ben ritornato tra noi. Grazie, un piacere grazie sentirvi. Mille. Vi ho ascoltati fino adesso, saluto tutti voi, saluto Alberto. Okay. E ho avuto il piacere di sentire anche Federico, che è un ragazzo giovanissimo, ma è il chiaro esempio dei casi in cui essere giovani non significa essere inesperti o non sapere le cose. Federico è un ragazzo, oltre ad essere giovane, estremamente umile,
che in questi anni ha imparato tantissimo anche grazie ad Alberto Gobbi che è qui con noi. Bene. Allora, cosa possiamo fare per difenderci da questi fenomeni di cui parlavamo un poco fa? Cioè, c'è qualche soluzione, qualche protezione che possiamo prendere, visto che tu, nelle tue dirette, perché insomma, raccontiamo che tu fai informazione anche sotto l'occhio del ciclone o quasi, durante i temporali, quindi dando proprio delle informazioni anche di primissima mano e non taroccate, cosa possiamo fare per difenderci in pratica? Ma guarda, allora io la prima risposta che darei è che dobbiamo pianificare meglio il nostro territorio. Prima di tutto dobbiamo partire da lì per un futuro migliore. Poi è chiaro che di fronte all'evento acuto noi dobbiamo fare delle scelte che sono scelte che diventano immediate, devono essere rapide, devono essere anche intelligenti. Quindi dobbiamo lavorare su due piani ben separati. Uno è quello dell'imminenza dell'evento, allora in quel caso lì dobbiamo informarci tramite le fonti affidabili, partendo da quelle istituzionali, non sottovalutando i messaggi di allerta, conoscendo meglio il nostro territorio, conoscendo quali sono le fragilità del territorio in cui viviamo, perché se io vivo in un territorio che è poco fragile, anche di fronte a un'allerta di un certo tipo sul mio territorio io rischio molto meno rispetto ad altri. Poi devo tener conto anche delle fragilità nelle persone che il territorio lo vivono. Un territorio che ospita persone poco capaci di muoversi con rapidità, incapaci di deambulare, persone anziane, persone malate, persone che per qualche motivo non riescono ad agire con rapidità, ecco che quel territorio diventa molto più fragile, molto più esposto al rischio. Ecco, quindi dobbiamo come cittadini tener conto che ahimè e ahinoi, come abbiamo imparato anche dalla terribile pandemia di coronavirus, sono le persone più fragili, quelle più esposte ai rischi. Oltre a queste ci sono quelle persone che, nonostante l'allerta sia presente, decidono comunque di continuare tranquillamente e beatamente le loro attività, anche mettendosi in condizioni di rischio, di pericolo, perché se ogni qualvolta un evento alluvionale interessa un territorio, ci troviamo con il gommone dei vigili del fuoco che va a tirar fuori la gente dal sottopasso allagato, insomma, mi faccio qualche domanda e mi chiedo: ma perché ci sono persone che sono finite in quel sottopasso allagato lì durante un fenomeno atmosferico di forte intensità, magari ben annunciato anche dalle allerte? Ecco che quindi questo è il modo con cui dobbiamo agire, no? Nell'immediato. Poi c'è il piano più importante, che è quello di pianificare meglio il territorio, di riuscire a mitigare l'impatto di questi eventi, e le opere di mitigazione sono di vario genere, sono opere di mitigazione sull'idraulica del territorio, opere che vanno in direzione di ridurre la cementificazione, sembra quasi di dire una bestemmia, no, in Veneto. Ma purtroppo è una evidente realtà. Noi dobbiamo andare nella direzione opposta rispetto alla quale siamo andati in tutti questi ultimi decenni. Questi ultimi decenni abbiamo maltrattato, violentato, rispettato poco il nostro territorio. Il clima è cambiato e il clima cambiato non fa altro che indurre nel territorio una reazione maggiore rispetto al passato, una reazione anche dove prima, in passato, magari questa reazione non era così pesante, così grave. Quindi sì, è giusto tener conto che la fenomenologia è mutata, è più intensa, è magari più frequente, ma è giusto tener conto anche che il territorio reagisce e va vissuto e va immaginato nella sua pianificazione come non scollegato, ma collegato a quello che c'è sopra, perché ne risente in maniera diretta. Sì, la mia, così, tanto per entrare poi in quello che è la parte finale della serata, la mia impressione, forte impressione, è che dalle lezioni, da quello che ci capita, come fenomeni, tra virgolette, naturali, che in realtà naturali non sono, impariamo poco. Per esempio, qualche giorno fa l'anniversario del disastro del Vajont, del 1963, ricordiamo, non di 2 giorni fa, di un anno fa, del 1963, quindi sono passati parecchi anni. In quel caso avevamo un monte, Monte Toc,
In bellunese toc deriva da patoc, marcio. Quindi c'erano le avvisaglie, c'era la storia, bastava ascoltarla, purtroppo non l'abbiamo ascoltato ed è successo il disastro che è successo. Abbiamo avuto nel 1966 un disastro alluvionale che ha colpito l'Italia, quindi ricordiamo Firenze, ricordiamo l'Acqua Grande a Venezia, ma nel Triveneto abbiamo avuto 100 vittime su 140 in tutta Italia. Quindi poi parleremo anche della Piave, e sarà argomento della webinar di settimana prossima con il professor Dal Paus. Ecco, quindi la mia forte impressione, netta impressione, è che impariamo poco da quello che ci succede. Non facciamo tesoro, quindi non andiamo avanti in maniera sufficiente. Quindi parliamo anche di manutenzioni dei corsi d'acqua, parliamo di completamento di idrovia che si è completamente fermato, perché tanto le criticità non ci sono. Cosa dici, Marco? Purtroppo la prevenzione non fa consenso, no? E di cosa vive il decisore? Che spesso il decisore viene identificato nella persona del politico. Vive di consenso e il suo consenso è generato da attività molto più banali, più spicciole rispetto ad attività di prevenzione di quello che possono essere degli eventi futuri di cui non vi è certezza e per cui nella sua ottica che è votata all'essere rieletto al prossimo mandato, insomma è un dispendio di risorse non giustificabile nel suo modo di pensare. Secondo me è tutto lì, la questione è molto molto spicciola, ahimè. Purtroppo, sì, purtroppo. Cosa ne dice Alberto, cosa dice Alessandro rispetto a questa cosa? Ah, devo dare ragione a Marco, chiaramente, anche perché sì, quando si vedono, si leggono i programmi politici, diciamo così, programmi per capirci, ma alla fine, cioè, vedo tanto asfalto, tanto cemento, ma poca lungimiranza. Perché appunto l'idrovia è uno di tanti esempi, ma poi cosa volete, io vabbè, ho la laurea in forestale ambientale, ora sarà anche un po' di formazione professionale, ma vedere la pedemontana sulla linea delle risorgive mi fa venire una roba, non so, un magone, com'è che siamo veneti, un magone insomma, no? Quindi alla fine c'è, cioè, proprio, poi siamo in contatto poi con la Cristina Guarda, che forse è l'unica che si salva là dentro da questo punto di vista, se posso dirlo, vabbè, una delle poche, diciamo, poche persone. Io abito a Campolongo Maggiore, un paesino qua tra Padova e Venezia, anche qua hanno già lottizzato, continuano, prospettive, campi diventeranno tutti dei quartieri praticamente. Mi chiedo quale sia così necessario, sono tante di quelle case qua che si potrebbero riprendere in mano, poi cosa vuoi, 110, bonus, casini vari, burocrazia, quindi sembra molto, come dire, molto macchinoso, ecco, questo meccanismo, molto incasinato, scusatemi se dico proprio, si parla tanto, si vuol fare, ma mi sembra che poi ci siano neanche tante prospettive, no? Questi bonus, no? Tutta una cosa da qua, forse all'anno prossimo, non vedo una strategia di fondo, ecco. Dire il vero non la vedo in qualunque campo, però parliamo pure, rimaniamo all'aspetto della cementificazione proprio. Vabbè, non ci siamo così. Proprio. No, per me no, purtroppo. Alessandro? Beh, naturalmente qui in Veneto purtroppo non abbiamo degli esempi così virtuosi, ecco, di gestione del territorio, per cui magari sì, viene naturale essere pessimisti, ecco, avere una visione abbastanza cinica come quella che può aver esposto adesso sia Alberto sia Marco, ecco. Però insomma io confido che prima o dopo anche il Veneto riesca a riscattarsi e a tornare in qualche modo a ricollegarsi a quelli che erano anche dei principi, dicevamo anche l'anno scorso, nella scorsa puntata, no, con Gianni Belloni, insomma, a recuperare quello che erano anche dei valori da cui abbiamo tralignato, no? Dicevamo la cultura del lavoro,
la cultura della tutela del territorio che abbiamo perso completamente e siamo completamente votati al consumo del territorio, alla cementificazione, parlavamo prima, insomma, questa urbanizzazione, all'antropizzazione completa del territorio. Io confido che prima o dopo, insomma, si riusciamo a recuperare questi valori, e penso che anche questo lavoro che stiamo facendo noi, ecco, di testimonianza e di resistenza, anche se siamo, come dire, delle minoranze, ecco, ma comunque sia molto importante, e magari che prima o dopo, insomma, riusciamo anche ad avere una menoma, come dire, ascolto, ecco, presso qualche politico, che sì, purtroppo, naturalmente l'agenda politica, l'agenda di un politico è molto effimera, quindi non riesce a maturare una visione sul futuro, perché deve giocarsi tutto nei 4-5 anni e pensare all'elezione successiva e basta. Diciamo così, sì, è difficile naturalmente avere fiducia in questo sistema, ma devo dire la verità, però da qualche altra parte, però ad esempio penso in Olanda, se parliamo, no, diciamo così, di prevenzione, lì sono riusciti ad avere una classe politica che ha maturato una visione sul futuro. Noi non l'abbiamo ancora, ma confidiamo invece che prima o dopo, insomma, di riuscire su questo tema della prevenzione, no, del rischio dovuto a fenomeni temporaleschi, ma anche alla prevenzione del rischio idraulico, fenomeni simili, ecco, possa maturare, allineare nuovamente il nostro territorio. Noi continuiamo a fare quello che possiamo, informazione, divulgazione scientifica, e pur partendo, ecco, da fenomeni che possono, da situazioni, come dire, da posizioni elitarie, ecco, perché purtroppo siamo pochi, ma sono convinto che nel tempo riusciremo ad avere maggior consenso anche noi, ecco, se non nella classe politica, almeno fra la comunità. Ecco, rimanendo su questo tema, la nostra associazione organizza per il 6 di novembre, poi lasciamo anche la parola ad Alessandro per quella che è l'intervento del professor Dalpaus la settimana prossima, e anche addirittura l'11 di novembre. Quindi il giorno 6, sabato 6 novembre, organizziamo con il patrocinio della città di Piave di Sacco una sorta di incontro chiamato Fiumi tra amore e rischio. Ecco, io, se tu sei d'accordo e la regia lo consente, io farei una condivisione, appunto, del volantino che avete approntato, sì. Per cui vado in condivisione in modo da mostrare il volantino. Ecco, sostanzialmente noi facciamo questo tentativo di unire quella che è il rischio idraulico dei corsi d'acqua all'amore dei corsi d'acqua, che rappresentano storicamente una nostra grandissima risorsa e una modalità di vita, perché noi nei fiumi andavamo a pulire i panni, recuperare l'acqua da bere, cioè c'era una vita molto più intensa di quello che era oggi. Per cui avremo degli interventi, avremo il sindaco di Piave di Sacco, Davide Gianella, il consorzio di bonifica Bacchiglione Paolo Ferraresso, per la parte tecnica, diciamo così, il presidente della Banca Patavina per la parte economica di quello che è il rischio eventuale. Avremo l'intervento filmato del professor Dalpaus, che sappiamo non le risparmia nessuno, quindi ci sarà anche lui, ma soprattutto avremo un filo conduttore che è rappresentato dalla musica The Five Places, assieme a un cantautore che arriva dall'Irlanda per noi, Mark Geary, e interpretano musiche popolari ed attuali dedicate ai corsi d'acqua. Quindi il filo conduttore sarà la musica che rappresenta quella che è la nostra attualità e storia dei corsi d'acqua. Quindi tentiamo di unire il tema dell'oggettivo rischio a quella che è invece la fruizione, l'amore per i corsi d'acqua. È un tentativo per tenere alta l'attenzione su quello che è i nostri corsi d'acqua, i nostri fiumi, il nostro territorio, fondamentalmente. Ecco, presentato questo, io direi di parlare un attimo di quella che è che sono invece le due prossime puntate molto importanti e molto interessanti, che affrontano appunto
Alessandro. Sì, allora sono riuscito a mostrare, condividere l'appuntamento del 6 di novembre a Piovi di Sacco, con gli ospiti illustri e compreso anche il professor Dal Paos, che farà un intervento registrato, ma che avremo ospite in trasmissione anche qui il 4 novembre a Pillole d'Ambiente, la settimana prossima, quindi alle 18.15 su Radio Science e poi su tutti quanti i network e i social collegati, avremo appunto il professor Dal Paos, che è un professore emerito di idraulica dell'Università di Padova, e il tema sarà quello appunto, visto che è il 4 novembre, che ricorre il 55esimo anniversario dell'esondazione della Piave, sarà appunto, riguarderà il pericolo idraulico e poi questi progetti di cui si parla dagli anni 70, dalla Commissione De Marchi in poi, progetti per la sicurezza idraulica del territorio. C'è un dibattito molto acceso, molto caldo, perché la Regione del Veneto intende realizzare alcuni interventi per la sicurezza idraulica realizzando delle casse di espansione, in particolare alle Gravi di Ciano e lo sbarramento a Falza di Piave, la cosiddetta diga di Falza di Piave. Questi interventi sono avversati dalle comunità locali. Il ministro Costa, Sergio Costa, aveva anche proposto, anzi aveva chiesto che venisse, non avviato in realtà, ma che venisse utilizzato lo strumento del contratto di fiume, quindi anche per dedicando una parte di questo processo partecipativo a condividere il progetto di queste casse di espansione, di interventi per la mitigazione e per la sicurezza idraulica del territorio. La Regione del Veneto invece ha voluto non ha voluto valorizzare questi strumenti. Qualcuno ha voluto deliberatamente equivocare, ma dobbiamo attivarlo. C'era già questo processo partecipativo attivato, non c'era necessità di creare nuovi percorsi partecipativi, c'era già. Comunque fatto sta che ancora 55 anni dopo stiamo qui ancora a parlare di un'opera per la sicurezza idraulica che è di là, ecco, dall'essere realizzata, non è condivisa e si aspetta, immagino, un nuovo scenario di emergenza per poi imporre in maniera autoritaria di farlo senza condividerlo con la popolazione, con la comunità. Quindi di questo ne parliamo il 4 di novembre con il professor Luigi Dal Paos, e poi parleremo anche l'11 di novembre, cioè l'appuntamento del 6 novembre, ecco, via Piove di Sacco con Brenta Sicuro, e di nuovo appunto un intervento del professor Dal Paos, e poi ricordiamo anche l'11 novembre un'altra puntata di Pillole d'Ambiente dedicata a un tema molto scottante che riguarda tutto sommato sempre la Piave, ecco, il fiume sacro, la patria, virilizzato, ricordiamo, no? dal sommo poeta, ecco, dall'Annunzio, perché prima era declinato, come dire, il femminile, poi è diventato maschio, ecco, come dire, vabbè. E parleremo della Piave, però parleremo del tema del deflusso ecologico, tema molto interessante su cui sono stati anche condotti alcuni convegni, in particolare dall'AMBI, uno il 30 settembre del 2021, recente, e lì sarà interessante capire, abbiamo visto come è terminato, con un auspicio da parte anche della stessa classe dirigente del Veneto, col presidente Zaia che auspicava, lui parlava di una deroga, diciamo così, ma usiamo la terminologia che usa anche l'AMBI, una moratoria nell'applicazione della direttiva dei flussi ecologici, quindi della direttiva quadro sulle acque, è un aspetto interessante perché riguarda proprio le derivazioni che dal fiume Piave, della derivazione d'acqua, della risorsa idraulica dal fiume Piave. Quindi insomma abbiamo una decina di giorni interessanti da qui all'11 di novembre, quindi poi naturalmente avremo altri ospiti, ecco, come Alberto, questa sera, altri ospiti, ecco, sempre molto preparati e molto interessanti quello che ci porteranno, ma seguiteci perché avremo un bel mese di novembre, oltre che appunto questo di ottobre. Quindi lascio la parola a te, Marino Zamboni, ad Alberto e magari, se c'è ancora in trasmissione, anche a Marco.
Abbiamo ancora Marco in linea con Sì, noi? ci sono. Perfetto. Nulla, il tempo sta velocemente scadendo, per cui se vuoi aggiungere due parole, noi ovviamente contiamo di averti ancora in trasmissione perché i tuoi interventi sono sempre diretti e interessanti. Stiamo imparando molto dal tema meteorologia e anche io seguendo proprio le tue dirette. Alberto oggi ci ha fatto vedere delle immagini impressionanti, ci ha spiegato, molto interessante anche Federico Pavan con il suo intervento, quindi veramente complimenti a voi, ecco, per la vostra professionalità e anche preparazione. Grazie a voi perché avete scelto di dare spazio a questa parte di scienza, così poco conosciuta nel territorio italiano, poco conosciuta, fino agli ultimi anni. Gli ultimi anni invece, si è sviluppata, adesso siamo arrivati a Italia Meteo, che forse metterà un po' d'ordine anche, su quello che è la meteorologia civile, che è stata molto frammentata negli anni. Forse diventerà, me lo auguro, un punto di riferimento per la meteorologia dei cittadini, quindi non più legata solamente ai militari. E cos'altro potrei aggiungere? In questi ultimi anni si sta cercando di lavorare per fornire previsioni il più affidabili possibili, però anche per comunicare ai cittadini cosa vuol dire previsione del tempo e quali sono i limiti di questa scienza. Perché ahimè, se da una parte si sta sviluppando Italia Meteo e si sta fornendo un nuovo punto di riferimento per la meteorologia civile, all'interno del web si è sviluppato tutta quella baraonda di siti commerciali, di siti che cercano di attrarre pubblicità, che cercano di attrarre click, che cercano di fare clickbait, che purtroppo porta i cittadini nella direzione opposta, nella direzione più sbagliata possibile, comunicando quasi come se una previsione a 10 giorni su quanta pioggia cade sopra la mia abitazione fosse qualcosa di affidabile o qualcosa su cui pianificare qualche attività. È difficile perché l'ambiente web è una giungla, non è così semplice combattere la disinformazione. Per combatterla, a parer mio, occorre che certi temi, anche scientifici, vengano portati all'interno delle scuole. Lavorare sui ragazzi significa lavorare su quella generazione che adesso ha in mano questo tipo di comunicazione di massa, questo tipo di comunicazione così, impulsiva, frenetica, e secondo me anche per certi versi, non so, la possiamo definire nevrotica o nevrastenica, perché è quasi l'obbligo di essere sempre sul pezzo, di commentare immediatamente, di leggere solo il titolo e commentare dopo aver letto solamente il titolo, perché non abbiamo tempo di leggere tutto quanto. E tutto questo va purtroppo a gravare sull'informazione che viene un po' alla volta privata dei significati reali e arriva talmente depurata che non vale più niente. Bene, grazie tante Marco e complimenti ancora e a presto. Ci Grazie a sentiamo. voi e complimenti per l'ospite dal Paus, che è tanta tanta roba, e invito tutti quelli che stanno ascoltando di partecipare a questi eventi perché c'è solo da rimanere a bocca aperta di fronte a tanta conoscenza. A presto. Certo. Grazie ancora. Ciao. Alberto, telegraficamente, che chiudiamo. Grazie a tutti per l'attenzione e appunto, come si dice in questi casi, un passetto alla volta, no? Un passetto alla volta, cominciando appunto anche secondo me dalle scuole elementari, ovviamente, come sta facendo Marco da anni. Penso sia quella l'unica soluzione, no? Partire dalle scuole, dalle fondazioni in pratica. Perché se aspettiamo che gli adulti o qualche ma politico, non si sa cosa, non penso proprio che sia quella la strada, insomma, ecco. Per quello dico giustamente, come dice Marco, si parte dalle scuole, ci vorranno anni, anni, ma è l'unica strada, non ne vedo altre, insomma, ecco. Perché quando formi un bambino, poi questo diventa adulto e quell'adulto formerà altri, diciamo, allievi, ecco, per capirci, allora comincerà una sorta di un effetto cascata positivo, insomma.
però appunto non è una cosa così da 2 o 3 anni, insomma. Anche negli Stati Uniti, non è lì con te, da un secolo che studiano questi fenomeni, insomma, poi sono anche obbligati a studiarli, anche perché a volte è necessità di sapere se rischiano o non la loro pelle. Ma anche in Italia, però, non è che sia proprio così diversa la situazione. Cioè, certo. Vi ho fatto vedere quei 3 eventi estremi, ma ce ne sarebbero anche altri. Quello è successo in Liguria, che ha fatto 80 centimetri di pioggia nel giro di 2 giorni, una roba impressionante. Cosa ha fatto a Catania l'altro ieri praticamente, e cosa farà anche domani probabilmente in quelle zone, se quella specie di quel ciclone tropicale, chiamiamolo così insomma per capirci, si dirige di nuovo lì, dove i terreni sono già saturi, non assorbono niente. Poi abbiamo il problema delle pendenze, i deflussi, vabbè, non riescono a gestirli perché vabbè, così è cementificazione eccetera, per cui non è che siamo così proprio così tranquilli. Gli Stati Uniti hanno una marea di tornado, di alluvioni anche lì, ma non è che qua nel nostro piccolo siamo messi meglio alla fin fine. Quello che voglio dire, alla fine sarebbe anche ora di cominciare un pochettino a imparare appunto dove viviamo, quali sono i rischi a cui siamo soggetti e come proteggerci con le norme di autoprotezione più elementari. Ecco, questo sarebbe da fare, insomma, quindi il sito della protezione civile, la campagna Io non rischio. Anche Marco, assieme a Marco abbiamo fatto una guida di autoprotezione, cioè c'è tutto per quello volendo, insomma, però il problema è che la gente non legge, la gente si ferma allo stampatello, al titolo, e qualche immagine impattante, no? Vicino al titolo, dopo... Ecco. Il problema è quello, un bollettino meteo, anche quello, se uno prende il bollettino meteo di ARPA Veneto, no, del centro di Teolo, lì c'è da leggere qualcosina, non solo guardare le iconcine buonanotte, cioè, quella è una previsione. Previsione è un testo da leggere, non sono le iconcine sulle app meteo di, vabbè, non voglio fare nomi adesso, ce ne sono tante di app, quella non è la previsione, quello è una roba, come posso dire, un prodotto automatico prelevato dal computer, quindi è una previsione, ci sta dietro una persona, ecco, questo volevo dire, insomma. Certo. Va bene, con questo direi abbiamo sforato ampiamente, ma la trasmissione lo meritava, e quindi ringraziamo Alberto Gobbi, nostro ospite, ringraziamo il signor Pavan, il signor Rabito che ha comunicato con noi al telefono, e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre con Pillole d'Ambiente, sempre or 18:15. Grazie, buona serata. Poison weaver, trying